Non so se essere più felice di averlo scaricato e di portarvelo in anteprima nazionale su YouTube, o essere più in ansia ricordandomi gli spaventi che ho presi in Outlast 1 e soprattutto ricordandomi dello spavento che ho preso nella beta di Outlast 2. Ciao, ben ritrovati nel mio canale, sono qui, signori, in una nuova serie, un nuovo let's play, finalmente, ragazzi, dopo parecchi mesi, effettivamente, è stato da Resident Evil, quindi febbraio, sono 2 mesi che non vi porto un let's play. Ho saltato Horizon Zero Dawn, perché ho preferito giocarlo da solo, ragazzi, volevo prendere un po' di pausa. Fatemi vedere, ragazzi, con un bel supporto che seguirete la serie, arriviamo almeno dai 25 ai 30 mila like, ragazzi, sarei veramente felicissimo di raggiungere queste cifre, anche perché vi dico la verità, signori miei, sono veramente, veramente in una condizione pessima per fare un let's play, perché c'ho male dappertutto, quindi sapete che ho fatto un'operazione. Quindi per me fare sessioni troppo lunghe nel registrare gameplay, ragazzi, mi viene veramente, veramente doloroso. Quindi spero di riuscire a finire questo gioco entro la fine di questa settimana, perché, raga, veramente lo sto aspettando da una marea di tempo. Io banderei le ciancianciere le bande, ragazzi, e andrei subito a iniziare questa fantastica avventura insieme. La difficoltà la metto normale, ragazzi, perché sarebbe veramente abbastanza dura portare una difficoltà difficile in un let's play. Outlast 2 contiene scene di violenza, sangue, contenuti di carattere sessuale e linguaggio esplicito. Buon divertimento. È una giornalista investigativa che indaga sull'omicidio di una ragazza incinta, morta in circostanze inspiegabili nella provincia rurale dell'Arizona. Tu vesti i panni di Blake Langerman, suo marito, assistente e cameraman. Documenta tutto, non siete combattenti, quindi l'unico modo per sfuggire agli orrori che vi attendono in questo luogo remoto è correre, nascondervi o morire. Ragazzi, mi raccomando, come c'è scritto all'inizio, è un gioco molto violento questo. Oddio. Stiamo già giocando, ragazzi, eh. Okay. I'm Lynn Langerman, here for newstomorrow.net. We're flying past the Havasupai Indian Reservation okay, in central adesso. Arizona in search of the origins of murder victim. Hey, Lynn, I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. What the police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls on the first 30, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus too. I mean, how it guardate lo zoom, raga, che figo. Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay, we're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant and alone, on a barren stretch of highway, 100 miles from the nearest... Oh! Oh, oh! We lost the engine! Fuck! Fuck! Oh,
Ok. Questo è Outlast 2, ragazzi. E questa sarà l'intro di ogni episodio. Ok, iniziamo subito così, ragazzi. Con un bel Madonna mia, ragazzi. Graficamente è pazzesco, eh. Iniziamo subito con un bel crocifisso. Perché si è aperto questo... To Jessica. Quindi questo è l'armadietto di Jessica, la ragazzina scomparsa, da quello che hanno detto all'inizio, eh. Qua c'è un bel crocifisso. Ciao Gesù. Ok. Sono le 6 e 5. Anzi, le 6 e 7 minuti. Io, ragazzi, non so se mi avete mai seguito nel let's play, soprattutto horror. In prima persona, guardo ogni minimo particolare. Ogni minimo particolare, guardo. Questo suono qua, ragazzi, non mi piace. Comunque. Non posso prendere troppi spav... Raga, io mi sono girato qua, comunque. We're not alone here. Questo sono delle visioni che ha il tizio, probabilmente. Alzate il volume a palla, raga. Devo stare attento a prendere troppi spaventi perché c'ho male al culo. Non posso muovermi troppo. Ok. La mia telecamera, perfetto. Siamo dopo lo schianto qui, eh. Fuck. Ma c'è la carcassa dell'elicottero. Lynn? Lynn? Ok. Rivedi il materiale girato. Obiettivo, trova Lynn. Ok, questo va bene, abbiamo capito. Non abbiamo più nient'altro? Ok. Non abbiamo più nient'altro. Che figata, però. Cosa devo fare? Non posso cadere giù di qua, raga. Oh sì. Ah, boh. Non credo proprio. Ok, di qua sì, però. Alright. Remix mentre avanzi. Ok. Abbiamo zompato. Mo? Di qua. Ok. Passiamo su una sporgenza. Ok. Premicerchio. Ok. Quindi stiamo scattando. Salto. Eventi importanti devono essere registrati. Prima di pressionare la videocamera, quando l'indicatore rec lampeggia, la videocamera è puntata correttamente sull'evento da registrare. Ok, mantieni la puntata fino al completo riempimento del cerchio rosso per registrare l'evento con successo. Ok. Che figata sta roba, raga. Shit. Ok. Jesus. Is... No, there's no bodies. Non è qui. Lynn! Lynn! Ok. L'abbiamo registrata a modo qua e possiamo anche rivederlo, eh. Cosa vi sono per vedere al buio? Ci leva la videocamera per me. Ok. Qua c'è qualcosa da prendere. Benda. Per vedere quante bende disponi, premi. Guarda nella tasca destra per usare le bende. Ah, che figata. Ok. E là c'è batteria. Perfetto. Bene, bene. Abbiamo un po' capito. Raga, il fatto che la batteria finisca. Oh, oh fuck me. Oh cazzo. Oh, that did not happen in the crash. Fuck this. Oh shit. Lynn. Non è Lynn. Questo forse. Non ho idea di che cosa sia, raga. Però penso che sia. O il pilota, boh, non lo so. Comunque abbiamo registrato sto pezzo. Perché mi dicono di guardare indietro? Ok, vado avanti. Ok, uno, due, tre. Cosa sto registrando? Oh, thank God. I thought Wells from anything. Ok, se a te piace il fatto che ci sia un villaggio qua nel mezzo dell'Unla con una
persona morta lì, trucidata, va bene. Ok. Bussiamo. Hello? I'm lost. And hurt. È bloccata. Bene. Raga, bisogna ricordarsi che in Outlast l'uso della videocamera deve essere usato in modo molto furbo e prezioso. Ok? Perfetto, abbiamo... Rumori brutti? Rumori brutti? Là non ci vado, io vado verso la luce, sinceramente. E non vedo proprio un cazzo qui, eh. Is anybody there? Ok, io qua apro. Please. E chiudo. Perché è buona educazione chiudere. Hey. Hey man. Ok, questo è morto. Oh shit, you're... Esame il documento con Harry. Ingrandisci il duce visuale con... Ok. Abbiamo fatto il distacco forzato dai nostri piccolini che mi tormentano. Quindi ho deciso di lasciare tutto e spero che tu possa perdonarmi, così come spero che Dio perdoni questa mia ultima colpa. Sebbene che la loro offerta era necessaria, ma sono devastato e non posso più vivere. Se è vero che la fine è vicina, presto saremo di nuovo insieme. Sempre che Dio non decida di condannarmi alle fiamme eterne per questo peccato. Fino ad allora spero tu possa trovare il conforto necessario tra le braccia di Papa Knot. Tu per sempre. My god. Una batteria? Uff. Per vedere di quante batterie disponi premi quadrato. Cosa, ok. Touchpad. Ok. Ok. Scusa. Apri. Vai via, vai via, vai via, via, via. Minchia, raga, la batteria dura un botto. Poco. Ok. Qua, raga. Who's... What? No, 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 no. Questa è chiusa. Ah, così sbircio, ok, come... Come il Rainbow. Sì, mi manca Rainbow, raga. Manca un botto Rainbow. Cos'è che si è chiuso? Raga... Questo mi sta seguendo, raga. Ma che siete matti? Questa è una mucca morta. Con una carrozzina... Madonna, con una carrozzina dietro. No. Raga, non è tanto... sicuro andare qua. Non c'è più il tizio. C'è più il tizio. Oh, io qua. Mi scusi. Io apro lentamente. Raga, io sento un botto di... Ok. Sento un botto di... Di urla, sinceramente. Io prendo la benda. Chiudo la porta. Anche se... Ah, qua mi posso nascondere di già. Un ghoul. Posso nascondermi strisciando sotto i letti. Ok. Ok, prendi batteria. Ottimo. Senti un po'. Findlin. Nothing matters but Lynn. Ok, devo trovare Lynn. Perfetto. Ok, abbiamo di nuovo la batteria piena, raga. Comunque la difficoltà. That's fucked up. Oh shit. Questa è una cosa da registrare assolutamente. Ok. La difficoltà sta appunto nel fatto di... Che cos'è stato sto rumore? Nella durata delle batterie, della velocità dei... Sicurezza che può essere usata per serrare o bloccare la serratura. Ok, buonasera. Questa è chiusa.
sblocca la serratura. Arababort. Ok. Qua possiamo accovacciarci. Ok. Visto che qua non vediamo più un cazzo, possiamo andare avanti. Piano magari. Satanas inimicante. Satanas. Prego, sapevo che dei satanisti sto gioco. È sul satanismo, raga. Non è mica tanto comodo. Questo lo leggo. Il lamento della levatrice. Il bambino è in arrivo. Il coltello al tramonto. Il bambino è in arrivo. Levatrici, tieni pronto. Madre del nemico dal ventre infettato. La creazione di Dio salvata col peccato. La tempesta. Cazzo, è un ritornello. È un rito satanico, raga. Oh god. Oh my god. Che cazzo è? Che è sta roba? Oh mio Dio! Ma sono dei corpi! Che schifo, vai via da qua! Do cazzo sei capitato, frate? Saltalena va, raga. Un botto saltalena. Ok, striscia, striscia, striscia. Qua non c'è bisogno di... Raga, avete visto le batterie quanto vanno giù, eh? Alright. Oh! Che brivido! Cazzo! Dove vado? Raga, l'avete visto? Oh, lì. Batteria. Se n'è andata la tizia bastarda. Comunque si ricaricano da sole. Dov'è? Raga, era qui. È chiusa. Ok, sangue. Chiudi. Così non trasa. E sblocchiamo la serratura così nel caso dovessi fuiare. Non puoi portare altre bende. Bene, è un buon segno. Anche se qua, dirla tutta... Raga, però... Mi fanno entrare qua solo per le batterie, quindi... Ok, qua posso strisciare. Cazzo, oh. Io striscio, non mi guardi indietro, striscio! Ah! Madonna mia! Porca puttana! Sono morto. Fai? Che te urli, Gabriele? Ma sei scemo, frate? Ok, raga, siamo di nuovo qua.
Stavolta corro però. Corri, corri, corri. Ok. Forse ce l'abbiamo fatta. Ok. Holy shit. Puoi spostare alcuni oggetti avvicinati al premuto quadrato. Ok. Non so, forse qua. No, intanto leva la telecamera. Ok, proviamo a metterlo qua. Vediamo se funziona. Tu lo odi. Raga, ma sta tizia qua mi deve rincorrere per tutto il tempo. Fammi vedere almeno dov'è sta bastarda. Cazzo, sono finito! Ah, cazzo, c'ha pure gli occhiali questo. Oh, Jesus! Then you'll have. No, 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 vai via. God wants me dead? Ok? Dio mi vuole morto. Ok. Però per piacere, se Dio mi vuole morto, ah, qua mi posso nascondere. Ok. Andiamo. Quella tizia là, raga, mi fa un botto paura, vi dico la verità. Dove devo andare? Ok, proviamo ad entrare qua dentro. Vedi camera e fronte di microfono. Premi per sentire attraverso le pareti e localizzare i suoni. Che figata. Qua c'è qualcuno. Fai una cosa. Chiudi a chiave. Ok. Se ne sono andati. Ok, ovviamente mi consumo un botto di batteria, eh. Straba del microphone. Ok. C'è un tizio là. Secondo me è buono questo. È buono, raga? No, non è buono per niente. Non è buono per un cazzo. Ah, che ne so, magari raga c'era il dialogo e siamo inizio gioco. Che cazzo ne so. No, di qua. Ricarica sta cazzo di batteria. Oh mio Dio. Scappa. Scappa. Che cazzo. Sì, ma leggilo dopo. Non mi stanno rincorrendo. Non so che cazzo gli sia successo, raga, però, eh. Ok. We stand in opposition to the Antichrist. If we hope to be the We cannot only try to be like Jesus, we need to be like God. And now, God has sent us this woman. Che cazzo? Fallen, like a rebellious angel from the sky. Signori, io salvo ed esco. E domani ore 14 ci sarà un nuovissimo episodio di Outlast 2. Signori, sarà una serie fantastica, secondo me. Voglio vedere il massimo supporto da parte vostra. Oggi ho fatto durare un pelino meno la registrazione perché vorrei vedere come va. Voglio vedere il massimo supporto, ragazzi, mi raccomando. Ogni giorno due episodi, 14 e 18. Altrimenti farò solo 14 o solo 18. Vedrò come si metterà la situazione. Qui da Gabo Risco è tutto, lasciate un mi piace, un commento. Ci vediamo domani ore 14, sempre con Outlast 2. Bella, ragazzi.